la serata, da filo conduttore tra tanti interventi che ci saranno. La serata è strutturata in questo modo, saranno alcuni filmati con immagini d'epoca, sia di dipinti di papà, sia di eventi, suddivisi per argomento. Qui vedo che tutte persone che credo lo conoscessero, comunque papà è nato il 31 marzo del 34, già da piccolo ha perso il padre nella seconda guerra mondiale a bordo del Conte Rosso, quindi parliamo quando aveva 7 anni. Nel 61 entrò al comune come impiegato per il censimento del 61, andava in giro a dipingere i numeri sulle porte delle abitazioni. È morto, poi c'è parte del gruppo di artisti che ruotava intorno alla tipografia La Moderna di Lorenzo Piras, che fu il vero centro culturale del paese. Artisti come Raccature, Carini, si va a dimenticare qualcuno, Schisano, insomma, è un'epoca giro, appunto, e quindi mi ricordo sempre di te. Colpa mia, ha fuso il colpo, dai. Papà è deceduto poi nel 95, sono passati 20 anni. Dopo deceduto, dopo 2 mesi, Meta mi fece un omaggio in sala consiliare, e dopo 20 anni, con qualcuno ha scritto un intervento per leggere con la fine, forse stasera piano sorrendo gli altri, finalmente il suo cuore. L'ha scritto una persona, l'intervento per leggere con la fine, e come amici lo chiedono. Aspettate fino a dopo. Abbiamo il sindaco Giovanni Ruggero, se ci vuole dare un saluto. Io non ho conosciuto tuo padre, non ho conosciuto Salvatore Cinque, però mi sono avvicinato come con lui che va a rovistare in una soffitta. Quindi vengo stasera come chi, non avendo coordinate, ricordi, aneddoti, episodi, tranne qualche schizzo in panoramica, perché credo che invece Don Arturo Lavarro avesse qualche contatto con papà tuo, perché ogni tanto trovavo qualche schizzo in panoramica, quando allora ero seminarista. Per cui veramente stasera, ripeto, mi avvicino come chi ingenuamente anche poco conoscitore non solo dell'uomo ma anche dell'arte, comincia a rovistare e sa, per quello che ha sentito dire, per quello che riesce a capire dal tratto grafico, che qui c'è qualcosa di importante, un racconto, c'è chi racconta parole, chi racconta oggi con Facebook, probabilmente non so come si sarebbe trovato oggi, il mondo virtuale, c'è chi racconta